Digitalizzazione dei processi, nuovi modelli operativi, sostenibilità, sicurezza dei dati, connettività veloce e protetta dentro e fuori le aziende. Come sta evolvendo la strategia dei vendor all'interno di questi macro scenari e qual è il nuovo ruolo del canale in questa fase di ripartenza delle aziende? Ne parliamo con Roberto Schiavone, Alliance and Channel Director di VMware Italia, e Alfonso Pirolo, Cloud and Service Provider Manager di Sistematica. Partirei da VMware chiedendo innanzitutto qual è lo stato attuale delle imprese italiane, considerato che la trasformazione digitale ancora oggi è un work in progress, e poi quali sono, secondo VMware, i fattori chiave per una ripartenza di successo, di una trasformazione che aiuti davvero le imprese ad affrontare il contesto economico e macroeconomico di oggi, che non è certo più semplice rispetto alla fine del 2021. L'analisi che facciamo della situazione di mercato è questa. Sicuramente stiamo uscendo da 2 anni che sono stati molto molto particolari, ovviamente per la pandemia, ma sono stati anche particolari da un punto di vista di gestione dei nostri sistemi informativi. Cos'è successo? Ci siamo resi conto che avevamo dei sistemi informativi, un IT, che non era adeguato a tenere botta tutto quello che è successo. E quindi c'è stata un'esigenza di cambiare molto rapidamente. Ma ci sono stati anche dei budget importanti messi a disposizione dei CIO, degli IT manager delle aziende dei nostri clienti, quindi è stato un momento sicuramente euforico. Adesso siamo in una situazione diversa, adesso bisogna pianificare, quindi da un lato si sente sempre l'esigenza di digitalizzare, modificare i nostri sistemi informatici, ma dall'altra parte questo deve essere fatto in maniera più tradizionale, con una pianificazione più tradizionale, con dei budget tradizionali. Ecco, questo è quello che noi vediamo come situazione di mercato. I due grossi trend che abbiamo visto essere dominanti sono quelli legati all'adozione del cloud, perché durante la pandemia si è capito che la strada è quella, è il sistema più veloce, più sicuro per portare innovazione, e dall'altra parte ci siamo resi conto che non esiste un solo cloud, quindi cloud va bene, ma non c'è la possibilità di prendere le chiavi del nostro IT e darlo a un cloud provider, a un hyperscaler, perché non è una soluzione adeguata e onnicomprensiva, bisogna saper gestire quello che noi diciamo multi-cloud, cioè l'adozione di diversi pezzi di cloud ed essere capace di orchestrare correttamente questo scenario, che è sicuramente diverso da quello che eravamo abituati a gestire in precedenza. Alla luce di quanto appena detto, cosa mette a disposizione VMware in termini di offerta per aiutare le aziende a ripartire in modo corretto? VMware mette a disposizione quello che ha sempre messo a disposizione dei propri clienti, cioè la semplicità dell'adozione di soluzioni informatiche innovative. Abbiamo detto prima che è importante muoversi verso il cloud e abbiamo detto prima che è importante muoversi verso il multi-cloud, quindi diverse piattaforme cloud. Cosa fa VMware? VMware propone un'unica infrastruttura software che è la stessa che viene adottata da gran parte dei fornitori cloud sul mercato. Quindi quello che noi chiamiamo, senza perdere tempo in dettagli tecnici, VMware Cloud Foundation, è diciamo, il framework di sviluppo cloud, che è lo stesso che viene utilizzato dagli hyperscaler, quindi da aziende come Microsoft, Google e AWS, ed è lo stesso che viene utilizzato dai cloud provider locali, quelli che vengono seguiti da Sistematica, che è presente con noi oggi. Ecco, il fatto di avere un'unica piattaforma permette ai clienti in maniera semplice di spostarsi dall'on-premise al cloud pubblico, dal cloud pubblico al cloud ibrido o da un cloud provider all'altro. Questo per noi è un grandissimo facilitatore all'innovazione ed è quello che abbiamo sempre fatto e che continuiamo a fare, credo, bene con l'aiuto di tutti i nostri partner e dei nostri distributori. Quali nuove opportunità offre l'attuale scenario al vostro ecosistema di operatori di canale? Come sta cambiando il loro ruolo? In quale direzione consigliate ai dealer di concentrare l'attenzione per sviluppare al meglio il business?
Sì, è proprio il ruolo del dealer che noi vediamo non più adeguato alla situazione. Quando io penso al dealer, penso a un rivenditore di soluzioni. Ecco, la rivendita, se posso dire una cosa abbastanza forte, non è più un meccanismo di business adeguato al mercato. Ci sarà ancora, ci sarà sempre, però si sta andando verso la proposizione di servizi cloud. Quindi io qui faccio una chiamata alle armi importante a tutto il nostro ecosistema dei partner. Quello che noi vediamo questo anche in funzione di alcuni dati di mercato che abbiamo chiesto, una decrescita dei servizi tradizionali, che sono magari servizi di rivendita o i servizi di manutenzione infrastrutturale, perché le infrastrutture ormai non ci sono più, stanno in cloud, sono già gestite, e dall'altra parte una crescita fortissima su tutta la parte di servizi legati al cloud e il multicloud. Quindi quella noi vediamo essere la strada principale da seguire per i nostri partner. Poi lo si può fare in maniera diversa, lo si può fare in maniera più semplice, magari come broker di servizi cloud, quindi proporre al mercato diversi servizi in maniera semplice, o addirittura strutturarsi per fornire dei propri servizi cloud. Questo alcuni clienti di Systematica, alcuni partner con cui lavoriamo insieme a Systematica, già lo stanno facendo, oppure servizi di integrazione, quindi servizi di integrazione che noi diciamo cloud oriented, quindi la capacità di portare i nostri clienti a muoversi da un cloud all'altro. Ecco, questa secondo noi è la direzione, la linea maestra da seguire nell'evoluzione del business. Parlando di dealer e loro evoluzione, approfondiamo il tema delicato, il tema sensibile della distribuzione, con una realtà come Systematica. E quindi ad Alfonso Pirolo di Systematica chiederei proprio che tipo di partnership vi lega a VMware e cosa mettete a disposizione per accompagnare il suo ecosistema di partner nell'evoluzione richiesta dall'attuale contesto di mercato. Uno dei punti di forza di Systematica è sempre stato lo scouting di tecnologie di prossima generazione. In Italia, infatti, siamo stati il primo aggregatore di VMware e poi in seguito, in questi anni, abbiamo sviluppato le nostre competenze e creato un vero e proprio ecosistema, diciamo, completo di programmi e servizi MSP che mettiamo comunque a disposizione, diciamo, dei nostri partner. Nel tempo siamo cresciuti e siamo diventati VMware Aggregator Premier, quindi a valore aggiunto, e in questo modo riusciamo a supportare i partner nel loro percorso formativo, sia di licensing, ma non dimentichiamo anche di compliance, perché c'è anche un discorso di compliance di licenze utilizzate. Inoltre, essendo training center certificato, riusciamo ad aiutare il rivenditore o service provider anche ad identificare e costruire insieme una roadmap, così da acquisire, diciamo, le competenze propedeutiche per i livelli di partnership o di interesse che richiedono i vendor, come ad esempio VMware, per assumere le certificazioni. Suggerirei di iniziare questa avventura con Systematica a qualunque azienda che non abbia ancora intrapreso il percorso dei modelli a consumo e che comunque desidera approfondire questo mondo. Quello che notiamo, diciamo, che il business as a service è in continua crescita. Lo vediamo anche direttamente in Systematica, dove è fatto 100 il nostro fatturato, più del 40% è ascrivibile ormai al business a consumo rispetto a quello tradizionale di rivendita e distribuzione. Grazie allora a Roberto Schiavone e Alfonso Pirolo per tutti gli approfondimenti, gli spunti e suggerimenti dati in questa video intervista e alla prossima occasione con Channel City. Grazie Claudia e un saluto anche a tutte le persone che ci hanno seguito oggi. Grazie Claudia, a presto.